qua, nuova puntata e oggi parliamo di Eni, una Blue Chips, una big del, 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 proprio della nostra nazione di cui andiamo molto fieri, devo dire la verità, è uno dei pochi gruppi che è leader al mondo nel mercato eh, dell'energia. I prodotti che tratta Eni, credo che pochi non sanno chi è Eni, però quei prodotti lo sappiamo tutti tratta nel, nell'ambito del petrolio, gas naturale, energia elettrica, come al solito mi arriva il messaggino mentre registro, ormai è diventata una routine, <ride> eh, ma a me piace co registrare come se fosse in diretta, anche perché eh, si perde tutto l'anima della, de de della conversazione se si incomincia a tagliare, a registrare, invece io voglio che sia una, una cosa molto veritiera, ho voglia di parlare e, e dire cosa sto facendo in questo momento. E, eh, e lo faccio. E, e Eni, eh, voglio parlare di Eni perché è un nuovo acquisto ho comprato, eh, messo in portafoglio, eh, e quindi anche qui useremo un paio di strategie che man mano ve ne, ve ne parlerò e, e, e capirete anche il modo in cui. Eh, Acquisto azioni, chiaramente lo ripeto: non vuole essere una sollecitazione all'acquisto, ma solo farvi capire eh, come acquisto uh, le azioni. Perché ho acquistato Eni? Eh, al di là del fatto che Eni è un'azienda un molto, molto solida eh, che fattura più di, di 77 miliardi, se non erro, con un utile netto che va oltre i 4 miliardi a più di... 30.000 dipendenti, quindi stiamo parlando veramente di una grande azienda. Eh, ma eh, perché ha delle caratteristiche, secondo me, molto importanti per chi vuole fare un tipo di strategie. Questa strategia si, si chiama Mail Reversion. Che cos'è il Mail Reversion? Il Mail Reversion è una strategia che ehm, si usa quando il titolo sta, sta scendendo. E eh, arriva a un supporto, cioè a un livello minimo dove si pensa che questa azione possa rimbalzare, cioè che abbia raggiunto il minimo possibile. È una strategia eh, tipica che usano i value investitor, cioè eh, quelli eh, che. Eh, comprano le aziende sottovalutate, eh, di cui i, i Warren Buffett è l'incendario capobandiera eh, del Value Investitor. E, e quindi um, questa azienda, eh, se eh, si va a vedere in questo momento, eh, secondo me ha raggiunto eh, dei supporti dove eh, è molto probabile che nel giro di pochi mesi possa rimbalzare al massimo. Uh, credo che per fine anno ce lo ritroveremo uh, a, a buon punto. Non a caso uh, adotterò. Uh, come in uh, molti altri miei acquisti, la, uh, la tattica del, del swing trading di cui già ho parlato, uh, perché uh, una strategia reversion è una tattica di swing trading su questo titolo? Ora lo andiamo a vedere, uh, andiamo a vedere. Diciamo, lo vedo io più che altro, voi ascoltate, perché sto davanti al P e sto davanti al grafico di, di Eni. Eh, in questo momento mi sembra che a 12.61 ha chiuso oggi e ehm, questo titolo ha un, è un titolo abbastanza lineare, nel senso che negli ultimi 20 anni ha avuto dei massimi e dei minimi e non ha mai avuto una graduale discesa o una graduale salita, non è mai stato sempre in fase long o in fase short come eh, la parte dei titoli in questo caso si dice che è un titolo che, eh, che ha una prospettiva laterale quindi eh, si stabilisce bene o male qual è la media e se questo titolo è eh, sopra la media o sotto la media in questo caso uh, andremo a vedere che il titolo è molto sotto la media, addirittura il fair value eh, lo, di questa azienda è a 19 euro. Eh, quindi capirete che è, è quasi un 34% sottovalutata questa quest azienda ed è un, una grande sottovalutazione tra l'altro per quale motivo è scesa così tanto è scesa così tanto perché ehm, si eh, pensa che con il coronavirus eh, ci sarà meno domanda di eh, idrocarburi in particolare la cina eh, i eh, importa molto eh, petrolio per, dire, per dirne una e, e quindi chiaramente essendoci meno domande eh, ci saranno chiaramente meno entrate per le aziende, meno utili e via dicendo per questo tutte, tutte le aziende non solo Eni eh, stanno scendendo e eh, credo che è probabile che a breve termine possano scendere ancora un altro po'. Eh, non ho la palla di vetro. L'unica certezza, come spesso dico, è l'incertezza. Quindi eh, è meglio comprarlo quando si pensa che abbia raggiunto un minimo. Eh, ma quanto minimo? Ritornando al grafico, eh, dando un'occhiata, subito balza all'occhio che. Ehm... E se um, il titolo scendesse ancora di un 10% eh, arriverebbe allo stesso prezzo che aveva Eni 20 anni fa quindi questo vi fa capire bene a, a, che, a che punto siamo arrivati siamo arrivati a un punto in cui eh, l'azienda la ritengo veramente molto 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 sottovalutata e, e quindi era per me per, per un investitore come me era praticamente quasi inevitabile eh, non, non acquistarla non l'acquisto a lungo termine rispetto per esempio al, all'ultima analisi che avevo fatto di eh, 3 m perché eh, se andate a vedere il grafico di 3M, il grafico di Eni, è evidente come le due aziende hanno due prospettive nettamente diverse come hanno avuto sicuramente uno storico eh, nettamente, nettamente diverse eh, vediamo che ogni volta che eh, l'ENI rompe un muro eh, tende ad abbassarsi e a prendere il suo valore medio quindi o va su a quel valore medio o va giù, ma tende sempre a quel valore medio rispetto invece a 3m che eh, ogni volta che supera il suo limite tende sempre ad alzarsi. Chiaramente anche eh, lì andiamo a vedere che c'è una, una fase di short, quindi una fase discendente che eh, presumiamo non durerà molto anche in quel caso e nel caso dovesse eh, rialzarsi credo che lo, lo farà molto 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 bene e questo è uno dei motivi del perché si usano eh, strategie diverse, tattiche diverse di, eh, di trading a breve termine, a medio termine, a lungo termine. Questo è un titolo da, da medio termine, eh, cioè è un titolo da, da, da tenere una Anno. Anche, anche considerando, massimo un anno. Si apre chiaro: anche considerando tra l'altro tutte le, le note positive che ha questo titolo. Perché attualmente ha il secondo dividendo più grande del, del MIB, eh, che eh, dopo è dopo Intesa, se non sbaglio, un dividendo che attualmente è del 6,78%. 89% uh, un, un, un dividend mostra cioè veramente grande uh, che, che, che si può permettere solamente Eni in, in, in Italia tra, tra, uh, tra i settori energetici e, e tra l'altro fatto da una big del, della nostra nazione eh, direi che è, che non è affidabile, è, è molto di più. Sono andato a vedere tra l'altro anche un po' di, ehm, di previsioni future che fanno gli analisti e prevedono che Eni possa crescere del 14,6%. Eh, questa è la stima, quindi credo che sia veramente anche in, in salute questa quest azienda. Eh, di, di note negative ne ho trovate davvero poche. Eh, in questo momento, forse il suo pay ratio che, che mi desta un po' di perplessità perché supera il 100%, ma eh, diciamo che Eni è una, è una garanzia sotto questo punto di vista. Tra l'altro, è una delle poche aziende che paga il dividendo eh, due volte eh, all'anno. Eh, questi erano, eh, erano i motivi principali del perché eh, ho messo Eni nel portafoglio. L'ho voluto fare eh, bella, veloce, veloce, eh, senza farvi una grossa eh, analisi eh, del, dell'azienda, perché tra l'altro Eni credo che. Che, che ci sia poco da dire su, su Eni, eh, è un'azienda che, 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 che non ha bisogno di eh, presentazioni. Eh, ci tenevo a, 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 a parlarne di Eni per farvi capire eh, anche eh, quale, quale sono le tipiche strategie che uso e non a caso ho parlato di quattro eh, titoli se andate a vedere nelle, ne, nei miei episodi eh, proprio perché sono stati quattro titoli che ho acquistato e li ho acquistati tutti con con strategie diverse con tattiche di investimento diverse, proprio per farvi capire eh, il, il mondo che c'è dietro eh, infatti credo che prossimamente ne parlerò, me le terrò per me tutti tutte gli acquisti che farò, ci tengo a sottolineare tra l'altro che questi sono acquisti in cui eh, cioè, vengono fatti in percentuali molto piccole eh, eh, tutti per esempio i miei swing trading vengono Fatti tutti eh, e tutti insieme arrivano a una percentuale de, del 3% in alcuni casi dove ho molta liquidità possono arrivare al 5%. Tutti quindi Eni ha, in questo momento ha un 1% del portafoglio. Eh, per farvi capire di cosa stiamo parlando, infatti, eh, era più interessante capire il perché si acquistano azioni, perché acquisto azioni, quale strategie, quale tattiche adotto. Eh, ed è, volevo parlarne proprio per questo, più che del titolo in sé per sé, che ripeto ha bisogno di poche eh, presentazioni, e eh, volevo pure farvi capire la diversità in base a. A, a, a tutti i titoli che ho acquistato fino ad ora, o meglio, a quelli che ho reso uh, pubblici, eh, con questo oggi volevo fare una puntatina veloce, veloce solo per farvi capire eh, come investo eh, e non mi resta che salutarvi e eh, darvi appuntamento alla prossima puntata eh, e, e non mi resta che ricordarvi che siete sempre sotto il fuoco nemico.